23, avendo con il suo bastone fatto deviare prima il fronte lavico e poi arrestarlo, salvando la nostra città da sicura devastazione, dopo che il vescovo Cento ebbe l'ardire santo di averlo piantato nel giugno del 1923, senza consultarmi ultimamente con nessuno ed essendomi fatto ispirare da una santa intuizione che mi è venuta alla mente e al cuore soprattutto proprio intorno alle ore 15:30 di oggi, 27 agosto 2022, ho da comunicarvi un progetto rivoluzionario e provvidenziale che è quello di aprire un'altra porta nella chiesa di Sant'Egidio, una porta veramente santa attraverso la quale possano entrare tutti gli impossibilitati a farlo, come anziani, disabili, madri con bambini con il passeggino. Questa santa ispirazione è da accogliere come chiesa e città di lingua glossa, dove trovano collocazione la confraternita di Sant'Egidio e le altre che vi sono in essa, il comitato della festa di Sant'Egidio, l'Azione Cattolica e le altre associazioni come l'Unitre, che operano nel tessuto sociale, ora nella cultura, ora nello sport, nella valorizzazione del territorio, come la Proloco, la biblioteca, il museo Messina in Corpora, Etna Trai, la CUTA, associazioni sportive di calcio, l'oratorio centro sociale. Noi siamo certi che la nuova amministrazione, come del resto le precedenti, rappresentate dal nuovo sindaco, l'avvocato Luca Stemmitta, ci aiuterà e ci sosterrà insieme a tutte le forze presenti nel Consiglio Comunale, e confidiamo nell'associazione dei commercianti, degli artigiani e di quanti sono sul piano turistico presente sul territorio. Per questa porta ad aprire noi tutti varcheremo e inaugureremo la porta della comunione, della pace e della fraternità. Agli amici della comunità di Capodarco con Gettina Pafumi, agli amici anziani, io come anziano come voi, agli amici come Pietro Maccarrone, a Gabriele Cavallaro e a tutti gli altri che per un motivo o per un altro si trovano impediti a salire i gradini, soprattutto se sono tanti, io faccio la solenne promessa che per il 2023 loro passeranno per primi ed entreranno nella chiesa del nostro celeste patrono Sant'Egidio Abate. Io ho il progetto in mano e approvato dalla soprintendenza di Catania, voluto da me e realizzato dall'architetto Stefano Russotti ed approvato come testé detto, ma non abbiamo i soldi per aprirla perché non siamo così ricchi da poterla realizzare. Se da soli è pressoché impossibile, insieme lo possiamo mettendoci insieme la nostra generosità per un'iniziativa bellissima, innovativa e rivoluzionaria. Porta che apriremo con la forza del sogno, della passione per le cose belle, con la devozione che si fa ardimento, progettualità, voglia di camminare insieme, dandoci una mano come amici, come credenti, se ne sentiamo la gioia di avere ricevuto un grande dono. Il costo dell'opera, avendo parlato con l'architetto Stefania Russotto, si aggirerebbe intorno alla somma di 16.750 euro, una cifra non esorbitante ma ugualmente importante. A tutti gli amici chiediamo di sostenere questo sogno. In questa sera, io questa sera divento il primo sostenitore con la modesta cifra di 100 euro che consegno agli amici, il ragioniere Antonio Sgroi e al professore Nunzio Raineri, che ho chiesto di sostenermi insieme questo sogno, quest'opera che speriamo possa contribuire a far crescere la dimensione della cittadinanza e del cristianesimo che si fa vita. Ad Antonio e Annunzio il mio ringraziamento per la condivisione del piccolo progetto della porta, ma in modo sorprendente per l'amicizia.